Dal Veneto una bella iniziativa per le donne che aspettano un figlio, e ce ne parla Alessandro Ungarato. Da oggi è più facile essere mamma tra le colline trevigiane, e il merito questa volta non va dato al marito, ma ad una speciale chiavetta informatica, contenitore continuamente aggiornabile di dati e informazioni cliniche. È l'USL di Pieve di Soligo, prima in Italia a lanciare Carta Donna. A Conegliano, Vittorio Veneto, verrà consegnata alle donne in gravidanza, che così potranno avere a disposizione nel corso dell'intera gestazione referti, esami, ecografie. È una piccola rivoluzione, perché scomparirà totalmente il cartaceo. Questo progetto ha anche risvolti molto pratici, perché noi perderemo molto meno tempo a scartabellare tutti gli esami e dedicheremo quindi molto più tempo al colloquio con la paziente. Può essere utilizzata dal medico a cui va la paziente, che quindi ha presente la storia clinica, può essere usata in caso di emergenza in cui la futura mamma si trovi in altra località, e quindi insomma le informazioni girano rapidissimamente, non occorre più spostare il paziente, ma sono le informazioni che si muovono online. Basta con lastre e vecchi referti, il nuovo dispositivo elettronico è semplice e di facile utilizzo, potrà poi essere portato sempre con sé dalle future mamme per essere consultato comodamente in ogni momento. Un'importante innovazione che per il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, deve costituire un punto di riferimento per l'intero servizio sanitario nazionale.